Io faccio quello che fa lui, solo più lento. Ciao amici, sono Gian dal 36 e oggi parliamo di un supereroe che inizialmente è stato introdotto come personaggio secondario nell'MCU, ma in breve tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista. Mi riferisco a Falcon. Recentemente la Marvel gli ha anche dedicato un'intera serie TV di cui è protagonista insieme al Soldato d'Inverno, che porta proprio i loro nomi, The Falcon and the Winter Soldier. La versione che vedremo oggi lo ritrae nella sua prima apparizione nell'universo Marvel. Mi riferisco alla pellicola tratta da Captain America The Winter Soldier, uno dei cinecomic più belli dei Marvel Studios. Infatti Hot Toys ne ha fatte due versioni, quella che vedete adesso, un po' più in stile militare, e la seconda tratta dalla Civil War, un po' più sgargiante, ma alla fine si differenziano solo per alcune sfumature di colore, per il resto sono identici. Quindi non ci rimane che iniziare al volo la recensione di questo Falcon Hot Toys. Noi ci vediamo dopo per le considerazioni finali e il mio voto. Buona visione! Per quanto riguarda l'involucro, questa volta apprezzo molto il design. Niente di particolarmente sgargiante, ma adoro questo stile militare anche nella tonalità dei colori. Bella l'idea di usare una foto reale dell'attore sulla parte davanti e non come di solito fa Hot Toys, che tende a mettere un'inquadratura della figura, che comunque troveremo all'interno. Questo ci consentirà di confrontare meglio il prodotto finale con la versione che abbiamo visto al cinema. L'immagine del Falcon alato prosegue anche sui bordi della scatola, in cui viene riportato anche il suo nome, mentre dietro ci saranno tutti i dati e il team che ha contribuito alla sua realizzazione. Non ci sono molti accessori in questo caso, perché le ali tendono a prevalere su tutto il resto. Però quelli che troviamo sono molto interessanti. Ma prima di parlare delle ali, vediamo il resto degli extra. Ci sono in dotazione 6 mani, oltre ad un altro paio che indossa, 8 in totale. Un paio sono ad impugnatura stretta,
progettate per tenere le maniglie delle ali, poi un set per impugnare le armi, un altro paio in presa rilassata e per finire le classiche a pugno che non possono mai mancare. Le pistole sono fatte molto bene e riprodotte proprio come le abbiamo viste nel film. Sono delle mitragliatrici leggere Sterling, questo è il nome dell'azienda che produce quelle vere per uso militare. Entrambe si adattano perfettamente alle mani, sono ricreate molto bene, anche se avrei preferito un leggero effetto danneggiato nel paint, ma vanno benissimo anche così. Ci sono due set di cinturini da polso che servono per le mitragliatrici, ma anche se sembrano uguali, hanno due funzioni diverse. Il paio che indossa è un pezzo unico e serve più che altro come effetto decorativo. Ci permette di impugnare saldamente la pistola anche nelle varie pose in volo ed è quello che probabilmente verrà maggiormente usato. Il secondo set invece ha dei piccoli ganci per attaccare le pistole al manico. I montanti permettono alle armi di scivolare avanti e indietro a nostro piacimento. Infine ha una base extra large. Questo tipo di stand sono fatti per dare maggiore stabilità ai personaggi nelle pose in volo. La base ha il logo del film con lo stemma dello shield e il nome sulla targhetta davanti. Un lungo palo di metallo flessibile e relativo gancio possono sostenere facilmente questa figura in qualsiasi posa aerea e non. Hot Toys, come sempre, riesce a far diventare un normale sculpt un vero e proprio ritratto. Questa è una scultura estremamente solida e realistica, sia per le labbra e nella muscolatura, dandogli un'espressione severa e concentrata. Con una leggera consistenza della pelle, dal tono pulito e la giusta tonalità. Le sopracciglia e i peli sottili del viso sono perfetti. Gli occhi profondi ed espressivi, in cui un ottimo paint fa intravedere persino una leggera quantità di vene nel bianco dei bulbi oculari. E la perfetta riproduzione dei capelli corti, le cui ciocche sono molto più difficili da fare rispetto ad una lunghezza normale, ma per Hot Toys questo non è assolutamente un problema. Anthony Mackie, l'attore che interpreta Sam Wilson alias Falcon, non ha maschere di nessun tipo e il suo viso non è neanche nascosto da effetti speciali, quindi catturare la sua somiglianza era fondamentale e Hot Toys ci è riuscita benissimo con un lavoro quasi perfetto. Nelle pose di volo sarà fondamentale fargli indossare i suoi occhiali con lenti rosse. La precisione di questo oggetto è eccellente e la fascia per la testa è delle dimensioni corrette, sia che lo si metta sopra la fronte o sugli occhi. Questo buon lavoro di pittura ci consente di ottenere una scultura eccezionale, aggiungendo più realismo al suo look. D'altronde non si può volare a quella velocità senza una protezione per gli occhi. Falcon appare per la prima volta in Captain America The Winter Soldier. Infatti la figura di oggi è ispirata proprio al suo aspetto in quel film. Ma col passare del tempo, nonostante sia un personaggio secondario, si è meritatamente guadagnato il suo spazio, fino al punto che Marvel Studios gli hanno addirittura dedicato una serie di cui è protagonista insieme a Bucky, il soldato d'inverno. L'accurata figura da collezione fatta da Hot Toys in scala 1 a 6 è realizzata sulla base dell'immagine di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson alias Falcon e presenta un costume finemente dettagliato composto in tipico stile militare, compresi i suoi pantaloni mimetici e gli anfibi che rendono questo personaggio perfetto soprattutto per le pose in volo. È equipaggiato con il costume con cui lo vediamo alla fine del film,
La sartoria sembra perfetta, con la parte superiore del corpo in cui spiccano il giubbotto e l'imbracatura, anche se rendono un po' rigidi alcuni movimenti. Tuttavia sono molto accurati a partire dalle varie cerniere, i bottoni e le fibbie, che sono tutte correttamente riprodotte. Sotto è presente una maglietta grigia con anche due armature per le spalle. Le braccia sono armoniose, con il giusto grado di muscolatura. Molto pratiche le articolazioni a vista, che comunque non influiscono particolarmente sull'estetica. Molto belli anche i coprispalla, su cui è disegnato sopra lo stemma che raffigura la componente aerea della Guardia Nazionale Americana. Questo è lo zaino, praticamente il cuore del suo apparato di volo, in cui andranno messe sia le ali grandi che quelle più piccole. Per montarlo è sufficiente agganciarlo alla schiena della figura e una volta messo in posizione non si muoverà più grazie a degli attacchi molto solidi. È riprodotto molto fedelmente per merito di un buon paint che riesce a ricreare questo leggero effetto di usura. Anche se è relativamente leggero, crea qualche problema di stabilità alla figura. È dotato anche di funzione di illuminazione a LED. L'interruttore è sul retro, nascosto sotto un tappo di plastica. Le luci hanno un bel colore vivace. Peccato che non siano molto in evidenza, visto che sono sul retro. Ma è quel tocco in più che Hot Toys non manca mai di aggiungere. Il pezzo forte della sua attrezzatura da volo sono ovviamente le ali, che nonostante le generose dimensioni sono comunque molto leggere ma al tempo stesso robuste, in modo da facilitarci notevolmente la posabilità. Completamente articolate con due giunti su ciascuna che gli permettono di piegarsi dentro e fuori. Sono dotate di due maniglie rimovibili. Conviene sganciarle, mettere le braccia nella posizione giusta e poi rimetterle in posizione. Possono sia ritirarsi che allungarsi. Si agganciano allo zaino da volo sulla schiena tramite i suoi attacchi che si agganciano all'imbragatura. Anche se in questo caso lo trovo un po' delicato, per cui vi consiglio di muoverlo il meno possibile. E una volta posizionato con le ali spiegate, il look di Falcon diventa fantastico. Le minuscole ali si attaccano nello stesso punto di quelle più grandi. Viene perfettamente spiegato anche nelle sue istruzioni, in modo abbastanza chiaro. Il sistema di aggancio è lo stesso che abbiamo già visto in precedenza. Praticamente non cambia nulla. Il corpo è dotato di articolazioni formidabili, a parte il busto in cui l'abbigliamento interferisce con la parte superiore del body che rimane un po' rigido, ma per il resto ci garantiscono una buona gamma di movimenti. Soprattutto i gomiti molto ben articolati e visto che non ci sono impedimenti si potrà ottenere delle pose realistiche delle braccia, soprattutto con le ali. Anche il collo ha una mobilità totale, nel complesso molto bene. I pantaloni mimetici sono favolosi, danno alle gambe un tocco in più grazie sempre alla meravigliosa sartoria che li rende un po' più ampi nelle cosce, in modo da rendere il tessuto leggermente gonfio per far sì da non ostacolare anche le pose più estreme. Gli stivali sono un pezzo unico con una scultura eccellente, anche se in questo caso condizionano l'articolazione della caviglia, ma ci si può comunque lavorarci per riuscire ad ottenere alcune posizioni piuttosto profonde.
Purtroppo con questo tipo di calzature la figura rimane meno stabile, infatti fa fatica a rimanere in piedi da sola. Uno dei miei cinecomic preferiti in assoluto è stato Captain America The Winter Soldier, in cui non solo c'era il Cap, ma sono stati abili anche nell'aggiungere al Marvel Cinematic Universe un nuovo eroe molto carismatico grazie all'introduzione di Falcon. E Hot Toys ha colpito nuovamente nel segno, riproducendo in maniera molto credibile questo Falcon in scala 1:6. E per quanto sia bello avere Captain America, Thor o Iron Man, mi piace molto quando c'è la possibilità di aggiungere un nuovo personaggio alla squadra, che anche se inizialmente sembrava secondario, col passare del tempo è diventato sempre di più un protagonista di questo immenso universo. E sono sicuro che con questa nuova serie a lui dedicata su Disney Plus sarà interessante vedere come decideranno di approfondire questo bel personaggio. E questo era Falcon, direi un buon lavoro generale da parte di Hot Toys. Il mio voto è 9. Un ottimo ritratto del viso, un outfit perfettamente azzeccato e una buona mobilità, in particolare quando lo si posa con le ali spiegate. Ma soprattutto un impatto visivo incredibile. Ma l'atterraggio finale spetta a voi, scrivetemi la vostra opinione nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre informati sulle prossime novità. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, state senza pensieri. Ciao, a presto!